In questo video vi voglio spiegare in maniera molto semplice cos'è l'iCal. È un indirizzo web da copiare e incollare. Per esempio, se vuoi che le date bloccate di Airbnb siano bloccate anche in HomeAway, devi prendere l'iCal di Airbnb, lo copi e lo vai a incollare, a importare in HomeAway. A quel punto HomeAway regolarmente andrà a leggere questo indirizzo web e vedrà le date bloccate in Airbnb e le bloccherà anche nel suo. È importante scegliere un iCal centrale, cioè quello dove voi avete le disponibilità. Poi tutti gli altri portali andranno a leggere da quello, ok? Quindi se il vostro calendario centrale, per esempio, decidete che è un Google Calendar, guardate quello, fate in modo che le date siano giuste lì e del resto non vi preoccupate. Se invece il vostro calendario centrale dovesse essere Airbnb, guardate solo in Airbnb. Cioè, voi dovete guardare sempre solo un calendario. Se poi vi arriva una prenotazione da un amico, bloccate in Airbnb, e quello è il vostro calendario centrale. E HomeAway o Booking andranno a leggerlo e si bloccheranno in automatico. Il limite grosso dell'iCal è che non è in tempo reale. Se c'è una prenotazione in Airbnb, ci vorrà qualche ora prima che si blocchi anche in Booking. Quindi c'è sempre una piccola possibilità che ci siano delle prenotazioni doppie, quindi gli overbooking. Ora vi faccio vedere come, utilizzando Airbnb come calendario centrale, vado a prendere questo iCal di Airbnb, lo copio, vado in TripAdvisor, lo incollo dandogli anche poi un nome per ricordarmi, quindi incollo il link, scrivo Airbnb, salvo ed è fatto. Poi blocco delle date in Airbnb dal 22. Vado a forzare la sincronizzazione perché non voglio aspettare un'ora, guardo il calendario di TripAdvisor e vedo che le date sono state bloccate. Vedete? Dal 22 di dicembre in poi. Verificate all'inizio, quando fate questa implementazione, che funzioni bene il calendario centrale che esporta negli altri portali. Controllate che vada bene all'inizio e poi più o meno siete tranquilli. Ottimo, spero che vi sia stato utile e che vi funzioni tutto bene. Ciao!